Karl der Grosse, Charles Magno, Carolus Magno, Carlo Magno. Ma chi era questo immenso imperatore? Perché ancora oggi se diciamo la parola imperatore dopo quelli romani, Augusto, Adriano, pensiamo subito a lui. In questo video vi racconterò la vita di un uomo che ha cambiato la faccia dell'Europa. Signore e signori, ecco a voi Carlo Magno. Dunque, se volete capire Carlo Magno, dovete ricordare quattro parole: guerra, Dio, scuola, Europa. E comincia dall'ultima, Europa. Carlo, fin da piccolo, aveva un sogno: riuscire a riunire tutti i popoli di quella che oggi chiamiamo Europa. E non era un sogno, era un'utopia. Perché stiamo parlando dell'ottavo secolo dopo Cristo. C'erano tantissimi popoli in Europa, tutti diversi, come oggi sono diversi, che ne so, i giapponesi dagli svedesi. Riuscireste voi a fare un popolo insieme con i giapponesi e gli svedesi? Adesso mi sto immaginando Holly e Benji con l'elmo da vichingo. Ma non era solo questo. Se nascevi nell'ottavo secolo, sai cosa voleva dire? Primo, che bene che andava, vivevi circa 40 anni. Ma bene bene? Gli acquedotti erano in rovina, fognature, nah. Quindi malattie, tante malattie. Ogni anno era come adesso col virus. E se non ci pensava la malattia, ci pensava di sicuro qualche popolo invasore a farti fuori. E se non ci pensava il popolo invasore, ci pensava la fame, il freddo, insomma una pacchia. E poi non ti muovevi mai. No, non c'entra la quarantena qua. Le strade dei romani erano tutte rovinate, le città si erano ristrette, i commerci azzerati. Nascevi lì, vivevi lì poco e morivi lì. Insomma, quello di Carlo Magno era un sogno impossibile, ma non per lui. Quest'omone alto un 1,92 m. E devi tener conto che la statura media nell'ottavo secolo era sul 1,50 m, 1,60 m. Quelli alti erano alti 1,70 m. Tipo io sarei stato un giocatore di basket, anche se non c'era il basket nell'ottavo secolo. A quelli che l'hanno conosciuto, Carlo sembrava un gigante che visse ben 72 anni. Quindi come per noi oggi uno che vive fino a 110. Ma questa idea di Europa a Carlo da dove gli era venuta? Da suo nonno. Dunque è un po' come quando vuoi capire chi sei, no? È presente quella fase lì durante l'adolescenza in cui ti chiedi: ma io chi sono? In realtà me lo sto ancora chiedendo, ma vabbè. Comunque, per capire chi sei, la prima cosa da fare è capire chi non sei. Cosa non sei? Quindi trovare in qualche modo il tuo contrario. E quando si parla di popoli, cosa vuol dire il contrario? Vuol dire avere un nemico. La prima volta che la civiltà europea ha avuto un nemico comune è stato nel 732 a Poitiers. Grande scontro, esercito franco contro gli arabi. Alla guida dell'esercito franco, il nonno di Carlo, Carlo Martello, il piccolo Marte. Era la prima volta che gli europei non erano tanti io, ma un noi. Noi contro di loro. Bene, questo era il sogno impossibile di Carlo, ma come arrivarci? Ed eccole qua le altre tre parole fondamentali: guerra, Dio e scuola. La nostra fonte principale sulla vita di Carlo si chiama Eginardo, ed Eginardo ci dice questo: ogni estate una guerra, ogni estate una guerra, ogni estate una guerra. Carlo è salito al trono nel 768 a 25-26 anni. E da lì ogni anno, tranne uno, sempre una guerra ogni estate. Oh raga, che si fa quest'estate? Non so, un dubbio, un giretto al mare o andiamo a massacrare qualche sassone? Io ci scherzo, ma andava esattamente così. Adesso, se siete sensibili alle cose violente, tappatevi le orecchie e fate ba 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 ba. Nell'ottobre del 782 Carlo si scontrò a Ferden contro dei ribelli sassoni che non si volevano convertire al cristianesimo. In un solo giorno ne giustiziò 4.500. Tagliando loro la testa. A parte questo, per Carlo la guerra era tante cose: un modo per arricchire il suo regno, ma anche un modo per civilizzare, o meglio cristianizzare, per portare Cristo presso i popoli pagani. Ecco perché dava tanta importanza alla guerra, e fu lui a creare il primo esercito specializzato, i cavalieri, vestiti con la cotta di metallo per proteggersi, armati di spada o di lancia. A un certo punto Carlo fa una legge dove scrive: quelli che si vogliono arruolare non devono venire armati solo di bastone, almeno arco e frecce. Perché andava così prima di Carlo, ma poi nacque appunto questo esercito più specializzato. E forse proprio per sancire questo passaggio, e proprio in questo periodo sono nate le prime giostre, i tornei dei cavalieri, cioè quei giochi in cui si vede chi è il più bravo nell'arte della guerra. Ma nullo interveniente odio. Cosa vuol dire? Senza ostilità e seguendo un preciso codice d'onore e di rispetto verso l'avversario. Ecco, guardate Carlo cosa riesce a fare con questa rivoluzione dell'esercito: conquista i Longobardi, i Sassoni, gli Avari, e poi qui, e poi qui, e poi lì, e poi qui. Ma quei Longobardi in realtà all'inizio voleva stringerci amici. Si era anche sposato la figlia del re longobardo Desiderio, però poi la ripudiò perché lei non gli diede dei figli. Sì, perché al tempo di Carlo si considerava la donna solo come madre. E capite che considerare la donna solo come madre è un'idea proprio da medioevo. E poi Carlo dichiara guerra ai Longobardi e li sconfigge con un assedio durato un anno alla città di Pavia. E dopo tutte queste vittorie e conquiste accade qualcosa di impensabile. 799, Carlo è in Sassonia, sta costruendo una città e arriva il Papa. Come il Papa? Il Papa? Che ci fai qui?
Papa Leone III, che dice: hanno cercato di uccidermi! Cosa dice Carlo? Carlo è molto amico del Papa, i Franchi sono da sempre amici del Papa. Ma poi arriva da Roma anche qualcun altro. Altra gente che dice a Carlo: ehi Carlo, guarda che questo Papa qua è un dissoluto. Dissoluto per noi significa che è uno zozzone. Quindi adesso Carlo è fra due fuochi, allora si rivolge al suo consigliere, Alcuino di York. E allora Alcuino gli dice: guarda, ci sono due grandi poteri nel mondo. Il primo è quello dell'imperatore, ma adesso è un'imperatrice, Irene, a Costantinopoli. Sì, perché di nuovo a quel tempo si pensava che le donne non fossero brave a governare come gli uomini, e vedete che bisogna avere una testa proprio da medioevo per pensare che le donne non siano capaci di governare. Insomma, Alcuino gli dice: tu sei il potere, tu devi decidere, tu devi giudicare il Papa. E allora Carlo va a Roma e salva il Papa. E come fa? Con uno stratagemma. Sì, perché a quel tempo bastava che un Papa giurasse sul Vangelo e valeva come prova. Eh sì, pensavano così. E così Leone III giura sul Vangelo e dice: no, io sono innocente. E così il processo non si fa e viene salvato. Però a questo punto Leone III deve sdebitarsi con Carlo. E allora al mattino di Natale dell'Ottocento, mentre Carlo va a messa, Papa Leone III lo incorona imperatore dei Romani. In realtà si dice che Carlo fosse uscito scontento da quell'incoronazione. Sì, ha detto: ma sì, se sapevo che mi incoronava non ci sarei mai andato. Questo perché fu il Papa a incoronare lui, e quindi in qualche modo era un modo per dire: il Papa però è più importante. Non importa, adesso Carlo è l'imperatore dei Romani, il Sacro Romano Impero. E quindi la sua missione è sempre più quella di portare il Vangelo nel mondo. Ed eccola qua la seconda parola: Dio. L'idea di Europa non si può costruire senza la guerra, ma soprattutto non si può senza Dio. Sì, perché siamo in un'epoca in cui tutti, Carlo compreso, credono che le preghiere facciano succedere le cose. Che più uno prega e più Dio è con lui. In cui avere un esercito forte è importante tanto quanto avere una fede forte. E Carlo vuole portare questa fede in tutto il mondo. E come? Anche grazie alla terza parola: la cultura, la scuola. In realtà Carlo era semi analfabeta, nel senso che sapeva leggere ma non sapeva scrivere. Però calma, questo è perché lui era il boss, l'imperatore, aveva quelli che scrivevano per lui. E poi anche perché al tempo scrivere era una cosa difficile. Era considerato come oggi per noi programmare computer. Pochissimi lo sapevano fare. Però Carlo sapeva che per unificare un impero serviva anche una cultura unificata. Così dice al suo consigliere Alcuino: mi serve una scuola. E nasce la Scuola Palatina, una scuola dove si imparava la matematica, l'astronomia, il canto e soprattutto a scrivere. E insieme alla Scuola Palatina nasce un nuovo tipo di scrittura, la scrittura carolina, che è la mamma della scrittura che usiamo ancora oggi. E infine, dopo 5 mogli, una ventina circa di figli sparsi qua e là, una decina di popoli conquistati, Carlo muore ad Aquisgrana nell'814. Lascerà un impero immenso ai suoi figli, ma soprattutto a noi lascerà per la prima volta il sogno non più impossibile di un'Europa unita.